sa comunicare, il presidente Giacobbe sa far divertire e girare in, in divertente qualsiasi argomento, ci era riuscito anche in diretta qua in trasmissione. Dicevo, stiamo cercando di contattare il prossimo ospite, mi aveva avvisato che aveva allenamento fino all'ultimo, quindi probabilmente non riesce a rispondere per questo motivo. Se non ci riusciremo a breve, salteremo un attimo la C1 e passeremo direttamente al capitolo Serie C2. Vi preannuncio anche quello che sarà l'ospite appunto per la Serie C2, non l'ho fatto ancora. Bene, insomma, questa sera avremo il piacere di avere con noi Davide Bussolotti, allenatore dello Sporting Lucrezia, formazione del girone A di Serie C2, che nel weekend scorso è riuscita a battere 4-3 il Pietra della Croce 73 ed è volata a più 9 in classifica. Una formazione anche questa ambiziosa, che quest'anno ha fatto le cose in grande, sta puntando appunto alla promozione diretta. Allora sì, sto accordandomi nel frattempo con la regia per contattare appunto Davide Bussolotti. Riprendo tempo per girare una domanda ancora a Jamur Moraschi. Volevo parlare un attimo della Coppa Italia, una domanda che mi hanno fatto qua prima della trasmissione alcune persone, sapendo che eri qua presente. Dunque, nella finale di Coppa Marche c'è stato qualche battibecco, volevo chiarirlo una volta per tutte, approfittare qua della presenza tua. C'è stato qualche battibecco per il fatto che tu eri squalificato nella finalissima, eri fuori dal campo, e c'è stata qualche protesta per la tua presenza fuori dal campo. Cos'è accaduto, insomma, raccontaci tu direttamente. Ma niente di speciale, quando è finita la partita, che siamo andati ai supplementari, io come squalificato ero in tribuna, sono andato a dare una forza ai miei compagni, sono passato dentro al campo, i dirigenti o tifosi dell'altra squadra, della cameranese, hanno indicato all'arbitro che come era squalificato non poteva restare dentro al campo, e sono e Moretti, il presidente delegato del calcio 5, ha detto se poteva mi spostare, e tutto lì, finito lì, non è che c'è stata una grossa cosa. Questa domanda anche per arrivare ad un'altra questione. Quel giorno c'era solo un arbitro, questa è una critica invece che giriamo a chi di dovere. Quel giorno c'era solo un arbitro per una finale di Coppa Marche di Serie C1. Lo chiedo un po' a tutti e due, insomma, da esperti del calcio a 5 e più in generale. È sembrato un po' a tutti quanti un po' troppo poco. Lo chiedo prima a Jamur e poi al presidente. Ma sicuramente una finale dove già un campo neutro di Ancona, fatto nel campo della federazione, dove c'era il pubblico, la federazione doveva pensare in mettere due arbitri. Poi io sono visto nei giorni che hanno fatto le finali, come Lazio, Veneto, dove ci sono amici, compagni che giocano lì, hanno detto di altre parti con due arbitri. Non capisco perché qui abbiamo giocato solo con un arbitro. E questa è una critica, insomma, concordi, presidente? Sì. Potevano esserne due sicuramente, anche perché il campo è veramente molto molto grande, perciò è difficile poi poter avere sotto controllo tutto quanto il campo. Però vabbè, se ce n'erano due magari sbagliavano più che un arbitro, perciò... Poi tra l'altro mi riprendo dicendo che quel direttore di gara, adesso mi sfugge il nome, non mi sono preparato, a mio modo di vedere, arbitratore, penso anche da un commento che ho sentito da più parti, arbitrato veramente in maniera esemplare una partita che poteva risultare difficile, ha tenuto sempre in mano l'incontro, questo mio personalissimo modestissimo parere, e alla fine tutto, insomma, è andato via, è filato liscio, insomma. Allora, abbiamo in collegamento telefonico per la Serie C2 appunto Davide Bussolotti, allenatore dello Sporting Lucrezia. Buonasera, mister. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto anche a te a Calcio a 5 Extra Time. Dunque, abbiamo detto mentre ti presentavo della vittoria 4-3 con il Pietro della Croce 73, è stata una partita tiratissima, avete vinto voi. Sì, è stata una partita molto tirata. Innanzitutto volevo dire che siamo andati a più 12, non a più 9. Mi correggi, io chiedo scusa, ero convinto che fosse più 9, adesso vado, no. Mi riprendo e mi perdono con tutti quanti, sono all'ascolto. No, è stata una partita molto tirata, con due squadre sicuramente da vertice, sicuramente anche di categoria superiore, penso, anche perché per 22 giornate siamo stati sempre a 4 punti una dall'altra, poi in queste due settimane siamo riusciti un po' a prendere il largo. Dunque, dicevo, una partita tirata, io vado a leggere rapidamente l'andamento delle reti, insomma quelle che sono stati i gol. Al terzo minuto Bellavigna per il P73, poi pareggio vostro con Palazzi poco dopo la metà del primo tempo, e allo scadere, a tempo anzi scaduto nei minuti di recupero, gol di Valente del 2-1. Nel secondo tempo 3-1 di Fiscaletti, poi a corsa di distanze per il Pietra la Croce di Pancrazio, pareggia al 25esimo Pietroni per il P73, al 20
29esimo alla rete decisiva di Santi, tutto giusto? Sì, tutto giusto, è stata un po' una partita due volte, il primo tempo dove loro hanno meritato qualcosa in più fino al pareggio nostro, poi penso che dal pareggio nostro in poi fino a fine partita abbiamo strameritato, anche se poi alla fine potevamo anche pareggiare perché abbiamo fatto il gol del 4-3 a 3 minuti dalla fine. Partita comunque tiratissima, insomma c'è stata prima il vantaggio del Pietrelcroce, poi la rimonta, infine il gol vostro. Non sono riuscito a vedere la partita perché ero a Treviso, però per quello che ho potuto sentire dagli addetti ai lavori c'è stato un Di Santi che oltre al gol ha fornito 3 assist per gli altri 3 gol ed è stato decisivo. Sì, noi abbiamo una squadra composta da 2-3 un po' più anziani e gli altri giovani. Diciamo in queste partite qui dove tutti, abbastanza tutti sono andati bene, però i vecchi ci mettono sempre quel qualcosa in più che danno quella qualità per completezza della squadra. Mister, allora quest'anno avete praticamente vinto sempre, ne avete pareggiata una, adesso non mi sbilancio visto che già un errore l'ho fatto, però insomma no. State andando alla grande, non avete mai perso, questo spero di non sbagliarmi, una società, quella del Lucrezia, lo Sporting Lucrezia che vuole fare le cose in grande, vuole proseguire anche in futuro credo. Io penso di sì, che sono partiti già dall'anno scorso facendo un campionato eccellente, mi sembra solo con una sconfitta nel finale. Quest'anno ci siamo ripetuti pur sapendo con mille difficoltà perché i campionati è sempre difficile vincere e poi stare in testa dall'inizio alla fine, però penso che la società è propensa a continuare perché c'è anche un bel organico dirigenziale che potrebbero, penso che potrebbero fare delle cose in grande. Allora io volevo dare un'occhiata anche al monitor degli SMS, allora se c'era, se è arrivata qualche domanda per te mister, ce n'è una ma non mi sembra presentabile, credo che sia qualche amico che ti vuole rivolgere qualche battuta, quindi vado oltre. Davo un'occhiata alla classifica, 21 vittorie, un pareggio in casa, questo pareggio proprio con il P73 nello scontro diretto di andata, in trasferta avete vinto fuori, ma la forza di questo Sporting Lucrezia è solo nei singoli oppure c'è un allenatore preparatissimo come mi dicono che rende micidiale e imbattibile questa formazione? No, penso che sia proprio un amalgama della squadra. Mi prendo anche un po' di merito io, ma sicuramente ci avevo a disposizione un organico molto valido perché abbiamo quasi sempre giocato con tantissimi giocatori. La forza nostra è stata avere tanti tanti cambi e bene o male quasi tutti alla stessa altezza, quindi penso che sia la forza della nostra squadra, ma poi di ogni categoria, avendo un organico abbastanza ampio. Allora mister, ti volevo chiedere un'ultimissima cosa, anche per quanto riguarda la Serie C2, Girone A, due formazioni fortissime, voi Pietrelcroce 73, 12 punti, forse a poche giornate dal termine, sono insomma duri, un duro traguardo da riuscire, un duro gap da colmare, insomma, però questo P73 può ambire, secondo te, conosci bene da vicino questa società e questa formazione, può ambire magari attraverso i playoff a salire di categoria? Io conosco molto bene questa società,